il caos. Curiosa coincidenza, è l'anagramma di caso. Eppure terrorizza molto più del caso. Forse sono la stessa cosa. Il caso decide il destino degli uomini. Il caos lo fa in maniera insana. E se il caso suscita incredulità e rassegnazione, il caos scatena odio e disperazione. Il caos che nutre e fa vibrare la mia storia. Mistfest, o per meglio dire il Gran Giallo Città di Cattolica per la parte letteraria, è uno spaccato vero della storia di genere noir in questo paese, quindi si potrebbe dire che tutta la storia del Gran Giallo è una specie di grande buco della serratura attraverso il quale si guarda e si vede qual è un po' l'umore della gente, l'umore del paese, quali sono i temi che in quel particolare momento sono nelle corde popolari. Quando sono andata dal nostro macellaio di fiducia, lui mi ha detto che, avendo più tempo a disposizione, questa volta avrebbe potuto disossarmelo lui stesso, ma certo che no! Quella è sempre stata la parte preferita della preparazione, in cui la maestria nel governare la lama fa da apripista al pregustare il piacere del sapore della carne cotta fino a raggiungere l'apoteosi nell'incontro con il miglior tocai friulano, che continuo a chiamare così anche in barba a quegli spocchiosi ungheresi del cavolo. È una storia di una lucida follia, di un omicidio commesso per una lucida follia e per amore e non per odio. Quindi forse è questo che ha colpito. E il cumino del titolo è l'erba, ovviamente la spezia. E quindi c'è anche una cosa molto intrigante, una ricetta di cucina che è alla base di questa scena meravigliosa che questa donna cucina per il proprio uomo. C'è una prevalenza di genere femminile. Sembra che il noir, il giallo, il poliziesco, comunque il genere che consideriamo in Italia giallo, ma giallo è una definizione solo italiana perché non esiste in nessun altro paese, è un termine originato dalla collana Mondadori, che erano i gialli Mondadori. Ecco, questo genere sembra che sia nelle corde femminili. Forse le donne hanno voglia di ammazzare un po' di uomini, chi lo sa, è una cosa strana. E la seconda caratteristica è che non sono più giovanissimi quelli che scrivono a un buon livello. Mentre tutto sfrigolava a fuoco basso nel padellino, ho pensato, se anche il mio fegato sfrigolerà così quando mi cremeranno. E ho concluso che non me ne importa poi veramente un fico secco, tanto io ormai non sarò più in questa terra. La scrittura è fantastica perché ovviamente puoi creare personaggi. Nel caso di noi giallisti puoi uccidere chi vuoi e come vuoi. Quindi è altamente creativo. Forse siamo noi che siamo portatori di una lucida follia. Ma quanto gliene hai dato? Mica doveva morirci qui, così. Cazzo. E vabbè, Fra, quanto gliene ho dato? Non lo so, un cucchiaio. Un cucchiaio? Sì, un cucchiaio da cucina. Troppo, dici? Questo è in agonia. Doveva tornarsene a casa e spirare serenamente nel suo di soggiorno. Beh, sì, forse era meglio, sai? Lo trovavano tra un mese bello decomposto e ti saluto, autopsia, e invece niente. Senti, Fra, ma se lo avvolgiamo nel tappeto e poi lo trasciniamo nel suo appartamento? Che dici? Dico che se ci scivola fuori dal tappeto e se ne rotola giù per le scale, finisce dritto di cranio davanti alla porta della Iole. E poi così siamo rovinati che 30 anni non ce li leva nessuno. Vabbè, ho capito, mi scusi, però è anche colpa sua. E uno prova a dirglielo con le buone, però dopo un po' si stufa, no? È sempre a parcheggiare nel nostro posto auto. Questo cortometraggio racconto quello che è lo stress, l'approccio grottesco alla vita quotidiana, della vita quotidiana che in realtà abbiamo tutti quanti e del quale magari non ci rendiamo conto. Sui cortometraggi bisogna dire che c'è un livello di professionalità già decisamente alto, cioè è quasi completamente scomparso l'amatoriale. Noi eravamo partiti qualche anno fa pensando
di indagare il fenomeno, per esempio, dell'uso del telefonino, dell'uso spontaneo della cinepresa o della videocamera anche amatoriale. E poi ci siamo accorti che in realtà il mezzo, come dire, filmico richiede proprio una professionalità particolare. Che può essere questo? Zoccola, ma allora è per questo? Ma è per questo cadavere che mi hai mollato? Io, idiota, che sono venuto fino a qui per parlarti, ma pensa a te. E peggio ancora, cretino, che pensavo di cedere sulla Grecia. E pace che in Umana ci abbiamo la casa e potremmo starcene gratis in Umana. Ma ti rendi conto? Ti devi vergognare. Potrebbe essere tuo nonno e tu sei testimone del fatto che lei è malata. Che cosa ti affascina dei racconti noir? Beh, l'attesa. Il fatto che tu possa già cominciare a pensare a che cosa succederà, oppure crearti tutta una serie di risposte che magari vengono smentite dai fatti, ma c'è l'attesa. In realtà qualunque tipo di narrazione ti può affascinare, dal racconto della lista della spesa, dipende da come te la raccontano, no? E quindi a seconda di come te la raccontano anche la lista della spesa può essere gradevole, quindi non è strettamente il noir. Il noir probabilmente fa parte della mia natura, o comunque della mia predisposizione, è sempre un noir grottesco. Che guarda il grottesco delle cose, in fondo anche se è pazzesco, però riesce a ridere anche delle cose più assurde che ti possono capitare. La fotografia, in realtà, basta vedere queste immagini per capire che è una, ormai un'arte molto molto diffusa, piace molto ed è interessante vedere come si tenti di uscire dal luogo comune, per esempio. La giuria, composta da Chico De Luigi, Mario Guaraldi, Luciana Leoni, Igor Longo, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Marinella Manicardi, Andrea Pinkez e Simonetta Salvetti, ha premiato fra le prime 10 fotografie finaliste con tema giallo Alla sorte lascio di Ilaria Marchione. Durante la serata, oltre ai vincitori scelti dalla giuria per il miglior cortometraggio e racconto giallo, altri sono stati premiati. Il corto giallo sezione web per i corti della durata massima di 5 minuti, che è andata a Passi falsi di Ambra Curato e Tancredi Piovesan, e un premio del pubblico con votazione online a Claustrofobia di Luca Baggiarini ed Emanuele Contadini.